Il file del database relativo alla prima nota, vi ricordo, potete richiederlo all'indirizzo www.albertofortunato.com ed è un file molto interessante perché esplorato nella maniera in cui stiamo facendo, consente sicuramente di acquisire delle competenze particolari, cioè possedere il file ci consente di entrare bene nei meccanismi che adesso stiamo più o meno sommariamente illustrando. Ci consente di vedere quali sono le dinamiche per far funzionare questo file, per cui aumenta le nostre competenze access. Quindi possedere un file del genere è importante, sì, ha un suo valore per chi lo deve utilizzare, ma anche un importante valore formativo per chi invece intende apprendere Access dal punto di vista pratico, cioè su come creare i database. Le query che vedremo adesso in questa lezione sono le ultime due query rimaste, che sono la query saldi e la query saldi per grafico. Noi ricordiamo che abbiamo creato quattro query per classificare e tenere distinti le operazioni di banca entrate, banca uscite, cassa entrate e cassa uscite. Nella query saldi, noi che cosa andiamo a fare? L'esigenza della query saldi è quella di sapere ma quant'è il totale delle entrate di banca della sola banca, quant'è invece il totale delle uscite della banca, quant'è il totale delle entrate della cassa e qual è invece il totale delle uscite della cassa. Infatti la query saldi, vedete, mi dà tutti questi totali e mi dice che la somma di tutte le entrate della banca sono 2.400, ma in banca abbiamo anche una somma di uscite di 240 euro. E poi abbiamo invece l'entrata, la somma di tutte le entrate di cassa che è 1.700 euro e la somma di tutte le uscite di cassa è 0 euro, per cui esiste un saldo cassa, vedete, che è dato dall'insieme di tutte le entrate della banca meno tutte le entrate, meno tutte le uscite della banca, quindi un saldo banca, e un saldo cassa che invece prende in considerazione la sottrazione tra tutte le entrate della cassa e tutte le uscite. La query è stata realizzata in questa maniera. Vedete, è una query che consulta a sua volta altre quattro query, per cui all'interno di questa query, vedete, di questo dynaset sottostante, io ho messo il campo somma di importo banca entrate, poi ho messo somma di importo banca uscite, somma di importo cassa entrate e somma di importo, vedete, cassa uscite. E poi ho fatto la sottrazione tra ciò che è entrata e uscite dalla banca, entrate e uscite dal da cassa e ho ottenuto il risultato che mi dà fondamentalmente il saldo della banca e il saldo della cassa. Infatti, vedete, all'interno di questi due campi c'è dammi la somma dell'importo della banca entrate, mi dice, meno la somma dell'importo della banca uscite. Analoga cosa vale per la cassa, cioè dammi, fa che cosa fai? Prendi la somma di importo di tutte le entrate di cassa e a questa sottrai tutte la somma dell'importo di tutto ciò che riguarda le uscite della cassa. Un'altra query, altrettanto semplice, che può essere facilmente ripetuta, è quella dei saldi per grafico. Mi riporta semplicemente il saldo cassa e il saldo banca. Io me la sono costruita perché su questa query ci ho costruito un grafico. Ecco perché io ho messo il nome saldi per grafico. Il grafico che ho costruito su questa query, che è costruita a sua volta non dalla tabella, ma su una query,
che è la query saldi che abbiamo visto prima, ebbene il grafico che ho creato è il grafico, se non sbaglio, un attimo soltanto, ecco qui, grafico saldi. Infatti, quando apro il grafico saldi, mi fa vedere che ci sono, c'è un importo di 2.160 in banca e un importo di 1.700 in cassa. E questi dati sono appunto attinti da saldo per grafico. Vedete, saldo banca 2.160 e 1.700 per cassa.